vediamo un po' come funziona. Questa è la primavera, sicuramente. Estate. Autunno. Inverno. Di là non c'era la montagna quando sono passato prima. Quindi deve essere di qua. Non ho bisogno di salire sulla scala. Chissà come cambiano gli scenari ogni stagione. Questa è una... Che insetto è? Salve! Buongiorno, creatura vivente. Tutto bene? Che cosa sta facendo? Annuso il fiore. Una creatura bellissima. Sta aspettando qualcuno? Sto aspettando che i limoni, crescano. Ti piacciono i limoni? Troppo aspri per i miei gusti. Ma la limonata è buona. La limonata è ciò che facciamo con i limoni. Per i clienti del bar, sai? E ci mettiamo anche altra roba, così possiamo volare. Wow, fantastico! Volare, wow! Sì, ecco perché aspetto. Non devo avere fretta. Il bar apre ad autunno e c'è un una ballerina o un ballerino che si esibirà. Dovresti venire lì, insomma. Forse sì, sembra divertente. Grazie e arrivederci. Come caspita gli funziona questo il tempo? Oh, salve! Posso prendere uno dei suoi limoni? Mi dispiace, cara, i limoni sono una risorsa limitata, non posso lasciarteli prendere. Prendo tutti i limoni che entrano nella cesta. Il che vuol dire tutti i limoni dell'albero. Posso fregarti il limone? Accidenti. Ok. In autunno non c'è, ovviamente la cesta è vuota. Molto strano, sta cosa sostituisce quindi le pillole. Questo deve essere il bar, suppongo, che ha aperto in autunno. Buongiorno, signorina. Può mostrarmi il biglietto, per favore? Come faccio a prenderne uno? Salve, non ho un biglietto, come ne prendo uno? Cosa? Tutti i cittadini di Etherstar hanno un biglietto. Perché tu non hai il tuo? Non sono una cittadina. Ecco perché. Non sei una cittadina, questa è nuova. Troppo nuova per me. Mi spiace, signorina, non posso farla entrare. Che devo fare allora? Capisco, ma... Voglio davvero entrare, che posso fare? Non lo so, non mi è mai successo prima. Credo che dovrò trovare il mio modo per entrare. Grazie, arrivederci. Deve essere qualcosa di importante. Lo show sta per iniziare, hai trovato il biglietto? Non ho nessun biglietto. Vediamo che c'è qui inverno. Proprio sparisce. Primavera è chiuso. Ah, anche d'estate è aperto. Ok, stessa storia però. Non ci sono molte interazioni con Mr. Midnight, però posso parlare con lui volendo. Sì, la montagna, il mago d'inverno. Che caspita? Cosa accidenti ho visto? Oh, amicetto, l'hai visto? L'hai visto?
Sì, mia cara, l'ho vista, che cos'era? Credo siano le ombre. Oh cielo, non voglio rivederle ancora. Ancora? Sì, erano dappertutto in ospedale, voglio andare a casa. Andremo a casa presto, mia cara. Puoi farmi una promessa? Che qualunque cosa accada, io e te saremo sempre uniti? Ma certo, mia cara, lo prometto. Ottimo. Adesso dobbiamo continuare. Sembrava una specie di versione spettrale di Palontras. Anche qua non c'è niente. Però aspettate, prima di continuare qui all'avventura nelle quattro stagioni, leggiamo altre pagine. Piangi perché fa male. Il grande nero è lui. Ho avuto una visione. Ancora respiro o paura. Sono in conflitto con la mia stessa mente. Una delle ombre è discesa dal cielo. Credevo fosse un angelo. Suo nome era Remor, principe dell'oscurità. Della quinta realtà, quinta dimensione. Anche le gemelle credevano che la creatura discesa fosse un angelo, invece. Mi ha parlato, mi ha ingannato e mi ha mostrato gli orrori. Mi ha detto che io ero la chiave per l'esistenza. Dentro la mia testa, la pietra della conoscenza, della saggezza. Dentro la mia testa, anche quel fantasma e la sorella diceva c'è qualcosa nella mia testa. Mi vedo, cioè riesco a vedere me stesso attorno. L'altro me mi dice bugie. Parla di tutto il dolore e sofferenza nella mia vita. L'altro me vuole che io mi uccida. Sorride mentre dice le parole ucciditi. E ci ho provato, ipnotizzato alle sue parole, ma c'è sempre qualcosa che mi salva alla fine. Deve essere l'amore per la vita. Ho incontrato un'ombra. Per la prima volta mi ha parlato. Kamalas. La loro razza si chiama Kamalas. Danno la caccia a debolezza e dolore. Gli ho chiesto riguardo l'impossessarsi, il possedere corpi umani, e mi ha detto: noi nasciamo dalla paura e ci nutriamo di essa. E la malattia, l'instabilità incontrollata della mente umana. Siamo invisibili a loro, ma la nostra esistenza agguanta ogni cellula vivente del corpo fino alla fine. Dopodiché ha iniziato a piovere e se n'è andata via l'ombra. Lasciando una traccia nera oliosa dietro di sé. Credo che l'acqua li possa purificare. Questo è da tenere a mente. Giusto le ultime due pagine. Ok, non sono collegate queste. Dopo aver visto la reazione di Kamalas all'acqua, ho fatto un esperimento. La scorsa notte ho incontrato, insomma, ho assistito a qualcosa di incredibile. I Kamalas si trasformano in qualcosa di nuovo quando a contatto con l'acqua. La metamorfosi è stata dolorosa da vedere. Dopo le urla, il Kamalas si è calmato. Ha iniziato a piangere.
Ho avuto l'impressione che il dolore stesse svanendo. Dopo un po' di minuti, una creatura luminosa e pacifica si trovava dinanzi a me. Forse come il fantasma che abbiamo visto nella foresta dove c'era Antonio. Beh, sì, credo di sì. Vabbè, visto che questa sembra una cosa collegata, forse... No, non credo sia collegata, vabbè. Leggeremo piano piano. Oh, la famosa montagna aperta d'inverno. E lui deve essere il mago. Non capisco, ma riconosco alcuni dei simboli. C'è qualcosa di utile. Vedo un teschio umano. Salve. Allora non sono l'unica umana qui. Come sempre mi tocca cliccare ovunque. Vabbè, chiacchieriamo. Lei è il grande mago? Ho bisogno del suo aiuto. Scusi, mi chiamo Fran, ho bisogno del suo aiuto. Questa è la montagna Kotrem. Può parlare? Hai troppe domande. Bene. Il re ha detto che mi avresti potuto aiutare. Oh, mi scusi, il re... bla bla bla. Ciò che il re dice, noi dobbiamo farlo. Ho bisogno delle pietre. In prestito. Per aprire la porta. Le pietre non ci sono e non ricordo dove si trovano. Fantastico. Non aveva detto che il compito del mago era quello di conservare le pietre? Questo le ha perse. Ogni volta che... ogni volta che loro, penso intenda i cosi, le ombre, le cercano, io le nascondo. Ogni volta le nascondo me ne dimentico e così non possono essere trovate. Va bene. Ti darò una mano a trovarle. Voglio conoscere la risposta più grande di tutte. Che senso? Ah, voglio sapere come fa il coniglio. Una volta l'ho vista, ho visto un umano farlo. Il coniglio è uscito da un cappello vuoto. Come? È la domanda più grande di tutte. Perché se non esiste niente, allora il niente esiste. L'essere è e il non essere non è, Parmenide. Ma se il niente esiste, allora non c'è, non esiste il niente. Capito? Logico. Quindi mi domando ancora, com'è possibile? Chiedi alla persona che l'ha fatto? Cioè il gioco di prestigio? Ah, ho un visitatore. Buongiorno. Che cosa ti porta qui dal grande mago? Che sarei io, per intenderci. Il re mi ha mandata qui. Quindi fino ad ora questa era... ci stava parlando da solo. Le pietre, sì, è da tempo... cioè è passato tempo dall'ultima volta che qualcuno le ha chieste. E sappiamo perché. Fatto un incantesimo per nasconderla. Sai, le ombre nere, i Kamalas cercano di rubarle sempre. Quindi devo essere sicuro. Servono le pietre per andare a casa. Pietre sono nascoste.
Ricordo solo i quattro indovinelli legati alle pietre. Quattro indovinelli che sbloccheranno la mia memoria. Solo quando tutti e quattro saranno risolti, vabbè, possiamo intuire il resto della traduzione. Aspetta, 5 oggetti. Ah, 4 indovinelli per trovare 5 oggetti. Gli oggetti sono pietre della realtà stratificata, perché le realtà sono 5. L'unico che può riportarli indietro sono io. Wow, una marea di informazioni. Dimmi gli indovinelli. Cose magico magicose, pentagramma che è sempre di buon auspicio. Questa è la stella di Itersta, la grande guida del cielo, la colei che si prende cura di questa terra. Fantastico, quali sono gli indovinelli però? Ti darò gli indovinelli nella lingua del tutto. La risposta è sempre un oggetto. Metti gli oggetti nella stella al posto giusto, cioè seguendo i simboli. E a quel punto potrò dirti dove si trovano le pietre. Oh, grazie mille, signor mago. Il re mi ha detto che può rendermi di nuovo umana. Ah sì? Credo sia la verità. Però non mi ricordo come si fa. Come non ricordi? Ma non posso andare a casa così come un albero. Capisco, ma adesso non posso aiutarti. Devo riacquisire un po' delle mie conoscenze. Forse dopo che avrei trovato la prima pietra potrò aiutarti. Ok, incredibile. Sì, incredibile, magnifico. Ok, risolvi gli enigmi. Devo fare qualcosa di particolare per diventare... tornare umana? Credo che l'odore sia molto importante, se ricordo bene. Quindi portami i tuoi vestiti e vedremo come andrà. Ok. Dunque, progressi a piccoli passi. I quattro indovinelli. Così... cioè per come sono normalmente sono freddo o fredda, ma se mi utilizzi brucio, soltanto che è il carbone tipo che c'è qua, brillo come il sole ma non ti brucio, forse ti strapperò un sorriso amaro. Sorriso amaro, mi fa ripensare al limone. Scorri. Figlio dal sangue freddo. Lascia che il tuo corpo danzi attraverso la corrente. Forse un rettile, un serpente, una biscia d'acqua. Leggero e vuoto sono la libertà degli uccelli e la penna degli uomini. Vabbè, la piuma. Ok, vediamo subito qua al carbone. Forse devo dargli fuoco? Non funziona.
Aspettate, posso cambiare stagione qui dentro? Chiuso. Vabbè sì, sicuramente è chiuso fino a inverno. Non mi pare sia cambiato altro nel frattempo. Qui è dove c'era il bar. Non ho idea di come entrare. Ok. Sì, i famosi spettri di cui abbiamo letto proprio prima nel diario. Cosa stanno facendo sti cosi? Oh wow, che cosa siete? Siete come le fate nei miei libri. Il più puro dei sentimenti. La luce di tutti i materiali. Noi siamo Valokas. Siete molto brillanti e mi rallegrate. Molto. Guarda, creatura. Uno dei giovani Valokas riceverà lo scudo. Soldato del sole, creatura della terra, frutto da seme, lascia che l'universo ti illumini con la verità e ti renda libero. Dove state andando? Continuiamo il nostro cammino per la vita. Possa la libertà essere con te, amica mia. Scusi, signore o signora, può fare cose magiche? L'universo sta già facendo cose magiche costantemente. Tu stessa sei piena di magia. È la cosa più carina che mi sia mai stata detta in tutta la vita. Ma io voglio conoscere cose. Ed è strano. Percepisco come se tu già conosca ogni cosa. Noi siamo la luce, siamo ovunque. Che risposta cerchi? Voglio sapere chi ha ucciso i miei genitori. E perché quel grosso mostro mi sta dando la caccia? La verità giungerà a chi la cercherà. Tuo cammino verso la verità è lunghissimo. Stai vivendo in un mondo che te la nasconde. Sei troppo fragile per affrontare la verità adesso, ma troppo forte per come dire, arrenderti. Cioè, smettere di pensarci. Ma... oh, cara, non essere triste. Dobbiamo continuare. Sì, Micetta, hai ragione. Molto curiosa questa parentesi. Grande Velocas, però non è reale. Questo è in inverno. Qualche oggetto utile qua in primavera, non mi pare. Vediamo un po' queste leve. Muove le braccia di Velocas. Non capisco, credo mi manchi qualcosa, forse un ingranaggio da aggiungere, boh. Oh, aspetta. Mi è sembrato di aver visto... ah, ecco. Ok, lo spettro che si fa la passeggiatina. Il discorso del limone, non posso farci niente, credo. Cavolo. Ma è Palontras? Aspetta, non andare. Oh no. Aveva un brutto aspetto.
Cioè, non aveva un bel aspetto. Ma quello era il dottore? Forse può curarsi da solo. Spero di sì. Era così ferito, ha perso una piuma. Chissà cosa è successo. Questa qui sicuramente serve per il rituale. Devo vedere sta cosa del limone poi. Tanto vediamo qui le altre stagioni. Vediamo da questo lato. Canna da pesca? Sembra rotta. La tipa al mercato vendeva filo, anche se non da pesca. Inverno forse, o si è congelato, posso passare, però vediamo prima. Ok, posso fare niente. Posso salire qua? Oh, guarda, andiamo nella barca. Facciamoci un giretto. Mr. Midnight terrorizzato. Quindi posso passare sia... Divertente. Oh, posso passare sia in barchetta sia... Quando qui è congelato. Sono bloccata, non posso navigare nel ghiaccio. Oh, guarda un po' dove siamo. Qui è dove eravamo prima. Ho sistemato il ponte per recuperare il borsello. Wow, amicetto, sei furbo. Spero troveremo le mie cose. Questo lo posso riprendere? No. Vestiti. Non trovo le pillole. Forse le pillole non sono qui, forse le hai perse. Beh, tanto comunque non mi stavano facendo del bene. Forse un giorno riappariranno. Continuiamo ad andare. Vi ho trovati, cari vestiti. Non ho letto il resto. C'è mica altro? Qui non posso cambiare stagione. Ah, deve essere il castello. Detto sembra una un ananas da qui. Chissà se ha anche lo stesso sapore. Aspettiamo Mr. Midnight con calma. Qui non c'era altro nelle altre stagioni, vero? E se metto invece qui inverno e cammino a piedi. Spero non si rompa questo orologio del tempo. Ah, no, ok, comunque non cammina sul ghiaccio. Cioè, si cammina ma non mi fa andare di qua. Va bene. Vediamo un po' sto discorso del limone. Queste cose sbucano anche a primavera. Andata a pesca, magari lo convinco ad andare a pescare. Tra l'altro è pure rotta. C'è ancora sto pastello, i fiammiferi. Detto, tutti i limoni che entrano nella cesta, se io tipo faccio un sabotaggio... sembrava una buona idea. Forse un'altra stagione? Posso prendere uno dei limoni? No, sì, lo so, che caspita. Dammi un limone. Coltello lo uso su di te se non me ne dai uno. Tacci tua. Va bene, andiamo da questo lato perché lì c'era la cosa del bar e anche lì non so come entrare. Salve. Avvicinati, Fran. Ho ciò che desideri. Ho ciò che stai cercando. Mammina, sei tu, mammina?
Mia cara figliola, avvicinati, lasciati toccare. Mammina, ho paura. Non c'è niente di cui avere paura. Devi solo avvicinarti, Fran, voglio baciarti. Ma non puoi essere mia madre, lei è morta. Devi avvicinarti adesso. Se non lo farai, il grande mostro verrà a prenderti. No, tu non sei la mia mammina. Lasciami in pace. Mia cara, il grande mostro verrà e ti prenderà. Verrà e ti prenderà. Verrà e ti prenderà. Mammina, mi stai spaventando. Smettila, ti prego. Caspita. Concentriamoci su gli indovinelli, mia cara Fran. Non posso aiutarti sempre. Oh, forse posso pescare questi cosi con la canna da pesca. Però prima devo ripararla. Vediamo anche qui come cambia con le stagioni. Adesso posso entrare in biblioteca in teoria, no? Autunno, permesso. Qual è il problema? Oh, hai la password? Oh no, quale password? La password della libreria, ovviamente, devi averla per entrare. Non lo sapevo. Chi conosce la password? Il grande mago, ovviamente, lui sa tutto. Ok, vedrò se potrò farmi dire la password. Ciao. Caspita, altre perdite di tempo. Chissà come sta Palontras, se andando per di qua posso incontrarlo. No. Vediamo, magari questa ha del filo per la canna da pesca. Perché utilizzate il tessuto? Tanto siete tutti nudi. E lo usiamo per qualunque cosa serva. Abbiamo anche filo per fare altre cose. Va bene, devo andare, arrivederci. Posso dargli la canna? Magari me la ripara. Ah, sì. Stavo domandando se per caso aveva della lenza, filo per la canna da pesca. Sì, ne ho un po', lo vuoi? Ah sì, quanto costa? Beh, costa molto, ti va bene? Oh, intendo dire, cioè, qual è il prezzo? Mi serve solo per la canna da pesca. Ah, non avevo pensato a un prezzo. Sai, non ho mai venduto niente prima d'ora. Ma sai che ti dico? Prendila. Spero ti renda felice. La gente in questo posto è surreale, cioè per mille motivi, inclusa la gentilezza totalmente utopica. Immaginatevi come sarebbe il mondo se fosse così, tutte le persone di buon cuore. Oh, wow, grazie mille. Spero che un giorno metterai dei prezzi e venderai. Arrivederci. Ok, questa è sistemata. Ok. Fatemelo testare subito. Ok, niente pesci in primavera? No, sì, ci sono. No, aspetta, dai, è impossibile. Forse devo mettermi nella barchetta per pescare. Il fatto è che quell'indovinello diceva al fiume, boh. Qui c'è il fabbro, è l'unico con cui non ho ancora parlato. Qui come cambiano le stagioni?
Nulla di rilevante. Vabbè, vediamo un po' il fabbro. Sono Fran. Ok. Ok, posso farmi fare qualcosa in metallo. Basta venire qui e chiederglielo. Wow, questo sta qui a giocare per tutte le stagioni, tranne l'inverno, credo, sì. L'inverno vanno tutti in letargo. Dunque, facciamo mente locale. Forse conviene portare la piuma di Palontras intanto. E i vestiti. Magari devo farlo per forza per sbloccare il gioco. Forse devo metterla a terra. Non so bene che farci. Forse devo metterla nel posto giusto. Caspita. Accidenti. Forse... Oh, credevo di combinarla per fare da esca tipo per la canna, ma... Ah, vestiti... Cioè che hanno il profumo, insomma. Non posso ancora renderti umana. Dobbiamo trovare la prima pietra. Caspita. Ho ancora anche una moneta. Oh, adesso me lo fa fare. Porca miseria. Che fastidio. Ok, raccogli i tuoi caspita di limone. Brutto avaro. Non me ne è voluto dare manco uno. Ok. Un limone caduto per caso. Credo che lo terrò. Ah, ok. Aspetta. Ok, quello con la I è un puntino, è il limone. E la piuma è tre puntini. Quindi qui. E qui. Il carbone è davvero... Davvero non è questo? Forse devo chiedere... Ecco cosa manca alla canna. L'amo. Che devo farmi fare dal fabbro. Perché stavo pensando in questo momento... Forse il carbone no. Perché la cosa... Sono freddo, ma se mi bruci... Brucio. E mi è venuto da pensare al fabbro. Pensando al fabbro... Sì, no, aspetta. Devo mostrarti la canna, suppongo. Oh, sì. Gli manca l'amo. Ah, vabbè, sta raccontando l'aneddoto dell'ospedale. Ah, vuole... Vuole una moneta. Vuole due monete. Tre monete. Aspetta, una moneta per mezzo uncino. Due per quello funzionante, ok?
Quindi ne vuole due alla fine, abbiamo fatto accordo. Quindi mi tocca fare un'altra partitina a tic-tac-toe. E dai, sarà facile. Soprattutto se tocca a me. Ok, vado... Se la metto qui è costretto a metterla centrale e vinco. Bam. Easy. Ah, a posto così, signora lumaca. Ecco, tre monete. Ah, alla fine tre. Vabbè, io già ne avevo due comunque. Fantastico. Ecco l'amo. Fatto così istantaneamente. Ok. Oh, che carini. Ho preso un pesce, mi dispiace. Ok, anche questa è fatta. Mi resta la libreria, sto posto che serve la tessera o quello che è. Lui però non mi dà la password per la libreria. Con i due puntini, il pesce. Questa cosa sicuramente è il carbone, ma... Se non è il carbone, cosa può essere? Per come sono, sono freddo, ma se mi utilizzi... Brucio. Beh, può essere anche una lampadina, ora che ci penso. Dubito di trovare lampadine in questo posto, ma per dire, potrebbe essere una lampada d'olio. Cioè, non è l'unica cosa. Una candela! Una candela potrebbe essere. Bla bla bla. No, della password. La scienza del coniglio mi attende. Il discorso della password non ne parla. Oh, ma questo se ne sta qui tutte le stagioni. Non c'è un caspita di niente di meglio da fare nella sua vita. Oh, porca miseria, al diavolo. Forse ci avrei potuto pensare prima. Non avevo pensato al fiammifero in sé, la candela, le cose, sti cacchi. Perché guardavo alla scatola di fiammiferi solo come oggetto che permette di dar fuoco ad altre cose. Non avevo pensato alla singola unità. Ah, vabbè, ci sono arrivato alla fine. Dopo mezz'ora mi sono girato tutto il villaggio. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, congratulazioni. Grazie, sono pronta.